oggi siamo venuti a fare un giro sulle colline di Hollywood, proprio sotto la scritta. Fa sempre una certa impressione vederla così da vicino, perché è gigante, è enorme. In realtà ci sarebbe un percorso da fare che dura 45 minuti, che porta proprio a sotto la scritta, ma noi non siamo in grado di farlo, quindi ci accontentiamo di questa vista. Magari un giorno lo faremo, però volevo farvi vedere questa bellissima location, perché è veramente splendido qua. Poi nelle foto vi faremo vedere tutto il panorama, perché da qua su si vede tutta la città, quindi si vede tutta Los Angeles. E soprattutto volevo farvi vedere l'outfit di oggi, cosa ho deciso di indossare in occasione di questa giornata di hiking qui sulle colline di Hollywood. Allora, ho scelto qualcosa di casual che però fosse anche carino. Sopra ho messo questo top bianco tutto ricamato, alla schiena scoperta dietro, e tantissime ragazze quando ho messo la foto su Instagram mi hanno chiesto il marchio. L'ho preso nel distretto della moda che c'è qua a Los Angeles, che è una specie di mercato enorme con un sacco di negozi, quindi in realtà non ha un marchio importante, non so dove possiate trovarlo, però magari quest'estate, non so, andrà di moda tu che si top ricamati, e a me piaceva tantissimo perché specialmente per l'estate con la bronzatura secondo me è molto bello. L'ho abbinato a questi jeans che ovviamente sono di Topshop, ormai ho fatto l'abbonamento da Topshop per quanto riguarda i pantaloni jeans, e sono questi normalissimi jeans super aderenti, quindi belli stretti. E la cosa che mi piace di più di questi è che hanno tutti questi strappi sulle ginocchia, ed è una cosa che va tantissimo qua, ma penso anche in Italia, il fatto di portare questi jeans, questi pantaloni super strappati. Anzi, questi sono anche piccoli come strappi, perché in realtà quelli che vedo in giro io sono proprio cioè vengono giù a pezzi praticamente i jeans, però mi piacciono con gli strappi, sono carini. E sotto invece, come scarpe, ovviamente ho messo le mie adoratissime Converse, le All Star, che sto letteralmente amando. Queste sono grigie, e Andrea praticamente ai lati ha aggiunto tutte queste borchette. Come borsa invece ho portato questo zainetto, che è tutto così di jeans, ha questa fantasia floreale, e anche questi li sto vedendo praticamente ovunque. Cioè, più che le borse vedo questi zaini, sono famosissimi, ad esempio quelli che ha fatto Chanel, sono bellissimi, meravigliosi, però costano una cosa come 2500 euro, quindi io mi accontento di questo di Topshop, che però mi piace tantissimo perché è adatto ad un outfit casual, quindi con i jeans, qualcosa di bianco, qualcosa da portare tutti i giorni tranquillamente. E cos'altro devo farvi vedere? Praticamente gli accessori, mi sono dimenticata, gli anelli, che sono questi due. Hanno un nome particolare, ma a me non viene in mente. Sono quelli che stanno insomma così a metà dito, ed entrambi hanno questo fiore con tutti questi brillantini. L'unico altro accessorio che ho messo sono questi orecchini, quindi un orecchino normale col brillante, e questo invece che è un po' più particolare, quindi fa un po' più da il cuff. Dimenticavo la collana, che è di Forever 21 ed è di quelle che indossi stringendole sia intorno al collo sia intorno alla vita. Questo quindi insieme al gilet e l'outfit di oggi. Io vi mando un bacione grandissimo e ci vediamo al prossimo video. Ciao!